Ponte di Tiberio chiuso al traffico veicolare durante le festività natalizie. Le prove generali in vista della pedonalizzazione, uno degli obiettivi strategici di Palazzo Grampi, che ieri ha incontrato i referenti della società De Borg, dell'associazione Borgo San Giuliano e della parrocchia. Emersa, riferisce in una nota l'amministrazione riminese, una condivisione dell'obiettivo dell'imminente pedonalizzazione sperimentale per 2 settimane che permetterà di valutare e correggere eventuali criticità. Intanto un breve stop dal 24 dicembre al 6 gennaio con la chiusura ad auto e moto del ponte di Tiberio prevista per le festività natalizie. Parte ufficialmente la sperimentazione per la pedonalizzazione del ponte che finalmente torna alla sua funzione originaria di ponte pedonale dopo oltre 2000 anni di attività. Una metamorfosi urbana iniziata già lo scorso 20 ottobre con il nuovo assetto per la circolazione lungo via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, nuove abitudini per chi si sposta in auto che arrivano dopo gli interventi sull'asse mediano del Filadritto, i lavori sugli assi di penetrazione Montemare della Statale 16, la chiusura di via Verdi e l'istituzione del senso unico di marcia previsto nei prossimi mesi sulla via Circonvallazione Occidentale. Con la pedonalizzazione del ponte di Tiberio si andranno a modificare consuetudini radicate nel tempo, ma con la consapevolezza, aggiunge Palazzo Grampi, di avere a portata di mano un obiettivo di cui si parla da decenni, una riorganizzazione complessiva della circolazione cittadina pensata per andare a valorizzare il comparto storico-artistico del centro, a partire dall'area intorno al castello, cuore pulsante del futuro Museo Fellini, e per arrivare in un secondo momento a raggiungere un obiettivo perseguito da tempo, quello di togliere in maniera definitiva e stabile il traffico veicolare dal bimillenario ponte.